Luca, il tema, diciamo, di difesa servizi è stato già esplorato da Fausto Recchia, però c'era una bellissima testimonianza su quel progetto che abbiamo tanto a cuore, che è quello del Giro d'Italia in barca a vela, cioè andare a toccare i fari dati in concessione a privati da parte del mondo pubblico, quindi mi ripeto, partenariato pubblico-privato, attraversando un po' tutta la nostra costa, no? Quindi Luca, a te su questo tema, grazie mille. Grazie Stefano, un saluto a tutti. Sì, delle attività che abbiamo avviato ormai, come giustamente ha citato il Ministro, a partire dal 2015, quando queste iniziative apparivano un po' come delle iniziative da visionari, no? Come ha citato giustamente il Ministro. Oggi siamo qui a discutere e diciamo, a trattare un'evoluzione di questo sistema. Valore Paese Italia diventa un grande contenitore all'interno del quale non ci sono solo delle progettualità, e questo è già di per sé un elemento diciamo qualificante. Ci sono già iniziative che sono state avviate, sono state diciamo prima pensate, poi organizzate e poi avviate, in un periodo poi fra l'altro certamente non facile. In questo si inquadra quello che io chiamo un'evoluzione, il 2.0 delle attività che abbiamo avviato già a partire dal 2015, no? Quando abbiamo messo a disposizione del mercato con il primo bando dei fari, Stefano, tu ricorderai bene, ne sono seguiti poi altri due, adesso stiamo uscendo addirittura con il quarto, e l'evoluzione, il 2.0, ha a che fare con la possibilità che mettono in campo, diciamo, queste iniziative di sviluppare ulteriori iniziative, mettendo a sistema sia il pubblico che il privato, e quindi, diciamo, con riferimento specifico alla rete dei fari, ormai una quarantina a disposizione lungo tutto lo stivale e non solo, quindi anche con le grandi isole. Si è pensato inizialmente di legarle attraverso un Giro d'Italia in barca a vela, e quindi con una suggestione del Giro dei Fari in barca a vela, per fare in modo che sia l'elemento faro, quindi sia l'attrattiva culturale, paesaggistica legata al faro, sia un evento sportivo, potesse in qualche modo valorizzare in maniera ulteriore un'iniziativa che nasceva come un'iniziativa di valorizzazione immobiliare. Devo dire con estrema soddisfazione, noi, nonostante il periodo, quest'anno abbiamo lanciato, lo vedo fra gli ospiti, Riccardo Simoneschi, che è il nostro partner sportivo e organizzativo del Marina Militare Nastro Rosa Tour, così si chiama questo giro d'Italia. Abbiamo avviato quest'anno uno showcase per presentare la formula, che peraltro è una formula anche piuttosto innovativa, e che rimandiamo invece, quindi partendo e mettendo a sistema tre tappe fra Genova, Venezia e Trieste, rimandando poi al prossimo anno l'organizzazione che abbiamo già avviato del giro vero e proprio, che parte sempre da Genova e arriva a Trieste, e che si prefigge di individuare le rotte passando proprio attraverso i fari, a taluni dei fari che vengono incrociati lungo le coste e non solo lungo le isole, in questo tour nazionale. Questo Se per dire che posso, secondo Luca, me. se posso, no? Citavi insomma il fatto di essere visionari, insomma mi fa sorridere che nel 2015, quando lanciammo il progetto dei fari al CONI, se non sbaglio, addirittura col presidente Malagò, ma anche il presidente della Federazione Italiana Vela, no? Dicemmo prima o poi sarà bello pensare che avremmo dato tanti fari in concessione per poterne fare un Giro d'Italia, no? E oggi il Giro d'Italia, anzi, già quest'anno in realtà, al di là della pandemia, è partito. Quindi grazie mille davvero alla Marina Militare, alla Difesa e a te personalmente, lo sai, perché veramente da visionari siamo atterrati sulla realtà, ed è sempre la cosa più bella. Però
Però questo testimonia un'altra cosa che io e te discutiamo sempre personalmente con i nostri e con le strutture, che è quella di creare il network. Cioè, diciamo, non è fine a se stesso il digitale assolutamente in base di chi lo può fare o vedere, ma vuole essere una forma di promozione dei beni dati in concessione. Quella, come tante altre, come intercettare il Giro d'Italia in bicicletta, come l'e-bike di cui l'Enit è già sponsor, o come la citata Cammino della Via Francigena che si propone per il prossimo anno. Devono essere tutte forme di promozione di un network che in forma societaria, associativa, e questo è di nuovo il saluto che faccio a tutti i nostri concessionari collegati, dobbiamo insieme strutturare anche per essere portavoce in qualche modo delle loro istanze, no? Ce ne sono di vario tipo, dal livello normativo al sostegno finanziario, quindi è questo il senso che dobbiamo dare. Se posso, Luca, quindi diciamo chiudo il tuo intervento rimarcando questi due aspetti su cui... Assolutamente sì, solo un'ulteriore pillola, cioè il succo del mio ragionamento è semplicemente questo. 5 anni fa non avevamo nulla su cui ragionare, a distanza di 5 anni, con 40 fari a disposizione, abbiamo potuto immaginare non solo di creare la rete dei fari, quindi di insieme all'Enit, all'Istituto per il Credito Sportivo e all'Agenzia del Demanio, immaginare una rete che consentisse e che ci consentisse in un contesto di sistema paese di promuoverlo in maniera unitaria nel mondo, cosa che singolarmente probabilmente i singoli concessionari di fari non avrebbero, non sarebbero in grado di fare, ma questo ci ha consentito anche di immaginare e di promuovere iniziative ulteriori, di qui il 2.0. Pertanto questa è un'iniziativa che nasce e si colloca nel contesto dei fari, ma nulla vieta che iniziative analoghe, ovviamente rapportate in maniera specifica a quelle che sono gli altri cluster, no? Che, su cui stiamo lavorando, possano generare ulteriori iniziative attrattive di tipo turistico e non solo, per far vedere quello che è il nostro straordinario paese. Ok, Luca, grazie mille.